Buonasera e bentornati all'appuntamento con informazione di TG2000. In apertura del nostro notiziario, il nuovo forte appello di Papa Francesco in favore dei migranti. Un monito a governi e istituzioni a non cadere nel cinismo e nell'indifferenza di fronte al dramma di migliaia di uomini e donne costretti ad abbandonare le loro terre. Un invito contenuto nel messaggio per la giornata mondiale dedicata alle migrazioni che richiama il Vangelo della Misericordia, così caro al Papa. Ma colleghiamoci subito per le ultimissime con la nostra Lucia Scione, che si trova in piazza San Pietro. Buonasera Lucia. Buonasera a te Fabio, dici bene, tutto questo è contenuto nel tema della 102esima giornata del migrante e del rifugiato che cadrà il prossimo 7 gennaio, chiaramente il prossimo anno, il 2016. Il Papa lo riassume così in pochissime parole: migranti e rifugiati ci interpellano, la risposta del Vangelo, della misericordia. È ovvio che un tema come questo deve essere necessariamente passato sotto la luce dell'anno della misericordia che inaugurerà Papa Francesco il prossimo 8 dicembre. Un messaggio che tra l'altro è stato raccontato oggi in un comunicato del Pontificio Consiglio per i migranti e per i rifugiati, in cui tra l'altro, oltre a spiegare questo tema, vengono dati degli indirizzi precisi anche alle chiese locali. Ma ci racconta tutto la nostra Cristiana Caricato. Il dramma di uomini e donne costretti ad abbandonare la propria terra, il cinismo e l'indifferenza di chi si volta dall'altra parte. Tutto questo nel tema scelto da Papa Francesco per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si celebrerà il prossimo 17 gennaio 2016. Migranti e rifugiati ci interpellano, la risposta del Vangelo della Misericordia. Mentre infuriano le polemiche e le diatribe sulla sollecitudine pastorale che ha portato alcuni vescovi, in particolare il segretario della CEI, a chiedere attenzione e misure per il fenomeno migratorio, arriva la contestualizzazione di un problema che interroga la Chiesa e che sin dall'inizio del pontificato è nel cuore di Bergoglio. Non si può dimenticare, sembra suggerire il Papa. Le quotidiane tragedie del mare non lo permettono e l'anno giubilare che la Chiesa universale si appresta a vivere è la cornice giusta per sventare il rischio di dimenticare. Non a caso, nel comunicato del Pontificio Consiglio della Pastorale per i migranti e gli itineranti che accompagna il messaggio, si cita la bolla d'indizione dell'anno della misericordia, quando invita a non cadere nell'indifferenza che umilia, nella abitudinarietà che anestetizza l'animo e nel cinismo che distrugge. L'invito è ad aprire gli occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, a lasciarsi provocare dal loro grido di aiuto. Il Papa chiede di spezzare quelle barriere che spesso nascondono ipocrisia ed egoismo. Accanto alla spiegazione del tema, alcuni suggerimenti concreti, come non fermarsi alla celebrazione di un'unica giornata, programmando più iniziative per sensibilizzare la comunità cristiana al fenomeno migratorio e realizzando gesti concreti di solidarietà. Infine, una notazione importante: accogliere i forestieri, ricorda il Papa, è prima di tutto un'opera di misericordia pastorale e spirituale. E un altro segno concreto di Papa Francesco è sicuramente la scelta di Monsignor Francesco, del Cardinal Francesco Montenegro, che è l'arcivescovo di Agrigento, a diventare uno dei padri sinodali. Papa Francesco lo ha chiamato a sé proprio per i lavori del sinodo del prossimo mese di ottobre, che si apriranno appunto in Vaticano. Quindi ancora una scelta in questo senso, per un'urgenza del tema dei migranti che, come avete detto voi, interpella non soltanto il cuore di Papa Francesco ma tutta la società. Linea allo studio. La grazie a Lucia Scione, un messaggio forte dunque l'abbiamo appena sentito, quello del Papa, giunto però nella giornata in cui l'Europa chiude ulteriormente le sue frontiere. Francia e Gran Bretagna hanno infatti siglato oggi un accordo per presidiare Calais e impedire così agli immigrati di raggiungere il Regno Unito, mentre nel pomeriggio la Macedonia ha dichiarato lo stato di emergenza bloccando il flusso dalla Grecia. Insomma, un disperato pacifico assalto al vecchio continente che non risparmia il nostro paese. Sentiamo Alessio Orlandi. Non muovetevi, non muovetevi, urla il militare della guardia costiera ai migranti che gridano e si sbracciano quando capiscono di essere a un passo dalla salvezza.
Questo barcone con il suo carico umano è stato soccorso ieri in mare al largo delle coste libiche. 359 persone, tra cui 60 donne e 56 minori, sono state trasferite a bordo della nave Diciotti che questa mattina è arrivata nel porto di Palermo. Sono siriani, subsahariani, egiziani, eritrei. Una tragedia scampata questa volta, una delle tante che purtroppo hanno funestato il Mediterraneo in questi ultimi mesi. Ma dalle coste siciliane a quelle greche è sempre emergenza immigrazione. L'isola di Kos è al collasso, schiacciata dai continui arrivi di migranti. Questa mattina, alle prime luci dell'alba, un gommone con 50 persone, per lo più famiglie e giovani, in fuga dall'inferno della guerra siriana, è riuscito a raggiungere la terraferma. Scene di gioia all'arrivo, c'è chi si abbraccia, chi bacia la terra, chi è riuscito a ritrovare parenti e amici arrivati qualche giorno prima. E per alleggerire il flusso dei profughi sulle isole elleniche, un traghetto sempre questa mattina ne ha trasferiti 2.450 nel porto greco del Pireo. È proprio dalle isole, infatti, che i migranti tentano di raggiungere il nord Europa, passando attraverso la frontiera con la Macedonia, ormai in pieno caos. Le autorità del paese hanno dichiarato lo stato d'emergenza al confine con la Grecia e la polizia macedone blocca il passaggio lungo l'autostrada che separa i due stati, lasciando migliaia di migranti abbandonati a loro stessi. Per un'emergenza che si accende, un'altra si prova ad arginarla con interventi sempre più mirati. A Calais, per giorni al centro di un duro braccio di ferro tra Francia e Regno Unito, è stato firmato un accordo tra i rispettivi ministri dell'interno che prevede una maggiore sorveglianza dell'Eurotunnel e procedure chiare per le domande di asilo, un'intesa insomma che ha lo scopo di bloccare un traffico di esseri umani che sembra non avere mai fine. E dalla Grecia poco fa una notizia a dir poco inattesa, il premier Tsipras verso le dimissioni e nuove elezioni da tenersi tra il 13 e il 20 settembre. L'annuncio dovrebbe arrivare entro le 19 di oggi, quindi tra pochissimo. Sentiamo Leonardo Possati. Alla fine arriva il colpo di scena. Il giorno dopo l'approvazione da parte del Parlamento tedesco della terza ondata d'aiuti per salvare Atene, con perfino il ministro delle finanze di Berlino, Schäuble, che ammorbidisce i toni e scopre l'importanza della solidarietà europea, Alexis Tsipras spariglia le carte e annuncia le sue dimissioni. Lo farà fra pochi minuti in diretta sulla televisione di Stato greca. Dopo una giornata convulsa, fatta di riunioni più o meno segrete con ministri e consiglieri, il capo del governo di Atene ha deciso di portare il paese alle elezioni anticipate. Si voterà con tutta probabilità il 13 o il 20 di settembre. Cosa sia successo è difficile dirlo. Di certo Syriza, la coalizione della sinistra radicale guidata dallo stesso Tsipras, dopo aver vinto le ultime elezioni con il 36,3% dei voti, ha vissuto una profonda spaccatura al suo interno. Da una parte i duri e i puri che volevano mantenere gli impegni presi con gli elettori, primo fra tutti lo stop ad ogni forma di austerity imposta dall'Europa. Dall'altra c'era la ragion di Stato, ovvero Tsipras, e la necessità di traghettare il paese attraverso una crisi senza precedenti, ma soprattutto dalle conseguenze inimmaginabili. Dunque, persa la maggioranza in Parlamento, ma avendo ancora dalla sua una gran fetta di elettori, i sondaggi parlano del 42%, Tsipras vuole capitalizzare questo bottino. Vuole farlo adesso, prima di intraprendere la via delle riforme, come invece vorrebbe l'Unione Europea, che gli ha promesso in cambio un alleggerimento del debito. Tsipras vuole votare a settembre perché sa bene che finita la stagione turistica il paese sarà pieno di disoccupati che faranno il gioco dei suoi avversari politici e dunque non ha più tempo da perdere. Tutto questo accade nel giorno in cui lo stesso Tsipras ha scritto al presidente del Parlamento europeo Martin Schulz per chiedere che alla Banca Centrale Europea, al Fondo Monetario Internazionale e alla Commissione Europea si uniscano il Fondo Salva Stati e il Parlamento Europeo, in modo che quest'ultimo possa garantire, come unica istituzione votata direttamente dai cittadini, che una politica economica e sociale europea sia legittimata democraticamente. Torniamo in Italia, fanno discutere le dichiarazioni rilasciate ieri dal ministro Martina sul caporalato, una piaga, ha detto il ministro, da combattere come la mafia, e quella del caporalato infatti è una pratica diffusa da nord a sud e non solo, in agricoltura. Barbara Masulli. Non è circoscritto alle campagne pugliesi il caporalato. Secondo la FlyCGL sono 80 gli epicentri dello schiavismo dei giorni nostri, distribuiti in almeno 8 regioni italiane.
c'è un esercito di circa 400.000 lavoratori, di cui 100.000 vivono in condizioni di disagio, cioè oltre allo sfruttamento lavorativo hanno anche una condizione difficile dal punto di vista dell'alloggio, dei trasporti, delle condizioni di vita. I caporali scelgono chi deve lavorare, il salario e gli orari, 10-12 ore nei campi per una paga che oscilla fra i 25 e i 30 euro, dai 2 ai 4 euro all'ora, quando invece il contratto prevede un compenso di 7 euro, in più trasporto e viveri non sono gratuiti. 5 euro per il trasporto, 3 euro per il panino, addirittura 1,50 euro per l'acqua. Circa il 60% di questa gente non ha accesso a servizi igienici e acqua corrente, il 70% si ammala e se ha bisogno di andare in ospedale deve ai caporali 20 euro per il trasporto. Il prezzo più alto di questa forma di schiavitù viene pagato dai lavoratori che muoiono di fatica. In termini economici anche lo Stato ci rimette. Noi abbiamo quantificato solo in termini di evasione contributiva circa un danno erariale di 600 milioni di euro. A questo vanno aggiunte tutte le altre tasse che un datore di lavoro dovrebbe versare assumendo in regola i lavoratori e che di fatto non vengono versate. Noi dobbiamo considerare i caporali come dei veri e propri scafisti di terra, perché è stato dimostrato in tantissime indagini fatte dalla magistratura che il caporalato non è altro che l'ultimo anello di una catena, che è quella della tratta degli esseri umani. La strada per sconfiggere questa piaga è lunga. Uno dei punti nodali è quello della tracciabilità dei prodotti. Inserire ad esempio in una lista nera le salse di pomodori provenienti dalle campagne dove i braccianti vengono schiavizzati. Un consumatore cosciente da quello che consuma aiuta a sconfiggere il caporalato e il lavoro nero. Chiediamo una legge al governo, una legge sulla certificazione etica. Noi vogliamo capire, sapere dove vanno a finire i prodotti che vengono raccolti dagli schiavi. Qualcosa comincia a muoversi per provare a contrastare questa mafia. La rete del lavoro agricolo di qualità, che dal 1 settembre diventerà per la prima volta in Italia uno strumento operativo per consentire alle imprese di rendere virtuosa l'attività regolare sul lavoro che sviluppano tutti i giorni, certificando questi loro percorsi di legalità e di correttezza. E a proposito di lavoro, ci spostiamo a Melfi, dove la Fiat è tornata ad assumere dopo anni di crisi, una produzione senza sosta che ha permesso a quasi tutti i dipendenti in cassa integrazione di rientrare al lavoro. Grande entusiasmo per i traguardi raggiunti, ma anche una lieve preoccupazione secondo i pastori della Basilicata, che hanno esortato la dirigenza a non perdere di vista i tempi del riposo, soprattutto di quello domenicale. Vediamo. È lo stabilimento più produttivo d'Europa, la SATA di Melfi, proprietà Fiat, 2 milioni di metri quadri di superficie che stanno restituendo ossigeno e vita non solo alla città ma all'intera regione Basilicata. Dati Istat indicano un aumento dell'occupazione del 2,1% con un più 0,4% rispetto alla media nazionale. È in netta controtendenza se si guarda la riduzione registrata nel mezzogiorno del paese. Molte cose sono oggettivamente cambiate da quando è entrata a regime nel 1993. Innanzitutto il modello organizzativo. Le 400 stazioni di montaggio della Fiat 500X e della Renegade, due dei modelli realizzati in fabbrica che stanno riportando alla ribalta mondiale lo stabilimento, sono state progettate da operai e ingegneri insieme e costruite in modo da aumentare la produttività del lavoro, alleggerendo però il lavoro appunto degli addetti. Ma ciò che, secondo i tecnici, rappresenta la vera rivoluzione del modello Melfi è la produzione a ciclo continuo. La Fiat di Melfi non dorme mai e non conosce festivi. 1.100 vetture al giorno, finora prossimamente 1.300, tre turni di lavoro giornalieri da 7 ore e 15 minuti, una settimana di notturni al mese e una domenica ogni 4 in fabbrica. 1.500 le nuove assunzioni appena divenute a tempo indeterminato, 400 i giovani ancora con contratto interinale fino al 31 dicembre. Traguardi insperati, soprattutto per una regione come la Basilicata, frutto di una grande partecipazione e assunzione di responsabilità dei dipendenti. Ma la chiesa locale, che plaude ai risultati raggiunti, chiede in una lettera inviata ai vertici dell'azienda il rispetto dei tempi della famiglia e del riposo. Se la famiglia sta bene, io credo che il lavoro acquisti anche un valore aggiunto, e questo l'ho scritto chiaramente nella lettera. E il valore aggiunto sta nel fatto che il lavoro permette alla famiglia di avere il necessario per la sussistenza, ma di stare insieme. Il riposo serve non soltanto al corpo, ma serve anche a rafforzare i vincoli che si stabiliscono all'interno della famiglia e poi della famiglia con i familiari, gli amici, con tutto il creato. È bello vedere in un giorno di festa tutta la famiglia insieme.
Novità in arrivo al rientro dalle vacanze per quanti tra i lavoratori percepiscono un buono pasto. Ci spiega tutto Giuseppe Caporaso. Dall'inizio di luglio è cambiata la normativa sui buoni pasto che ricevono milioni di lavoratori come servizio sostitutivo della mensa. Anzitutto la tassazione. Dallo scorso 1 luglio il valore esentasse dei ticket elettronici è passato da 5,29 euro a 7 euro. In pratica chi sostituisce i buoni cartacei con quelli elettronici può avere un guadagno di circa 2 euro al giorno esentasse. Un sistema che riduce i rischi di furto e smarrimento dei buoni pasto cartacei. Non mancano comunque i problemi. Attualmente infatti sono ancora pochi i commercianti che si sono attrezzati nel loro locale per avere più lettori di card capaci di garantire l'accettazione di tutti i tipi di buoni pasto elettronici. Inoltre l'altro limite è la commissione d'incasso più alta rispetto ai buoni cartacei, che potranno comunque continuare ad esistere. In realtà i buoni pasto, sia cartacei che elettronici, dovrebbero essere spesi in ristoranti, pizzerie, trattorie, bar e supermercati con la cadenza giornaliera di uno alla volta. Ed invece in tanti effettuano la spesa al supermercato con più ticket, una procedura che ora con il sistema elettronico appare più tracciabile. Passiamo alla cronaca, ci sono ancora novità nella vicenda di Martina Levato e Alex Voetker e del loro piccolo Achille. La coppia, lo ricordiamo, condannata a 14 anni per l'aggressione con l'acido nei confronti di un ex della donna. La giovane ha chiesto di essere trasferita insieme a suo figlio in una delle comunità di Don Mazzi o all'ICAM, l'istituto per madri detenute con figli. Immediata la replica di Don Mazzi che si dice pronto ad accoglierli. Sentiamo Cesare Cavoni. Martina Levato, la giovane condannata a 14 anni per l'aggressione con l'acido al suo ex fidanzato, vuole essere trasferita assieme a suo figlio nella comunità di Don Antonio Mazzi o in alternativa all'ICAM, l'istituto per madri detenute con figli. Domani i legali della 24enne dovrebbero formalizzare un'istanza in tal senso. Intanto il fondatore di Exodus, Don Mazzi, ha detto di aver parlato con gli avvocati, con i genitori della ragazza. Noi siamo pronti, ha spiegato il sacerdote, convinto che la madre debba stare con il bambino, debba allattarlo, perché questa, dice, è l'unica via per salvare la mamma e il bambino. Nel frattempo la madre e il bimbo resteranno ancora per questi giorni alla clinica Mangiagalli. In attesa di soluzioni definitive arriva anche la proposta da parte della comunità Papa Giovanni XXIII di individuare subito una famiglia affidataria preparata proprio per garantire le relazioni affettive necessarie e anche l'eventuale rapporto con la madre previsto dal giudice. E non, come ora, una comunità con operatori a turno. Intanto oggi il padre del piccolo Achille, Alexander Böcher, ha potuto riconoscere il figlio, anche se per ora non gli hanno consentito di vederlo. E adesso una storia a lieto fine, quella di Bianca, una storia però cominciata in maniera completamente diversa. Abbandonata dai suoi genitori per una malformazione congenita, è stata operata a Torino e ora sta bene, in attesa di una famiglia che le possa donare un futuro sereno. Sentiamo Silvio Vitelli. Non aveva effettuato controlli medici durante la gravidanza e quando, a pochi giorni dal parto, si è presentata lo scorso giugno alla neonatologia del Sant'Anna di Torino, la situazione è apparsa subito molto grave. Il feto presentava una malformazione congenita del sistema nervoso centrale che potrebbe causare estrema difficoltà, se non addirittura l'impossibilità, nel camminare, controllare la vescica e altri problemi neurologici. Di fronte a questa diagnosi, i genitori hanno deciso di far nascere la piccola senza però riconoscerla. Immediatamente dopo il parto, la neonata è stata trasferita alla rianimazione del Regina Margherita, che fa parte della stessa azienda ospedaliera di Torino, e sottoposta ad un intervento neurochirurgico di riparazione del difetto congenito. Poi è scattata la seconda fase, la ricostruzione della cute sovrastante la malformazione, utilizzando membrane amniotiche estratte da placente raccolte da tagli cesarei e inviate alla banca dei tessuti di Treviso. Dei genitori, oltre al fatto che sono stranieri, non si sa quasi nulla, visto che in ospedale, in caso di mancato riconoscimento del bambino, tutti i dati anagrafici vengono cancellati. Non è stata riscontrata durante la gravidanza perché non sono stati fatti comunque accertamenti prenatali, probabilmente non è stata condotta anche una terapia di profilassi, banalmente assumendo certi alimenti acido folico di integrazione. Ci si è trovati ad affrontare questo problema che era inaspettato. Il decorso post-operatorio è stato rapido e fa sperare bene, anche se ancora presto per dire quali problemi presenterà in futuro. Al momento sta facendo però la sua fisioterapia, sorride al suo sondino, per la carità ancora non l'abbiamo svezzata dall'alimentazione con sondino, ma pian pianino, insomma, sta migliorando, quindi l'ottimismo c'è. Bianca, così l'ha chiamata l'equipe medica, attende qualcuno che l'accolga quando potrà uscire dall'ospedale, una famiglia generosa che possa donare un futuro sereno a lei, abbandonata dai suoi, ma non dalla provvidenza.
Al via oggi a Rimini la 36esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, dedicato quest'anno ad un verso del poeta Mario Luzzi. Di che è mancanza questa mancanza? Cuore, che a un tratto ne sei pieno. 78 incontri, 15 esposizioni, spettacoli, testimoni. Oggi l'apertura all'insegna del dialogo interreligioso. Il servizio del nostro inviato Marco Bergamaschi. Ad inaugurare il 36esimo meeting per l'amicizia fra i popoli, dopo i messaggi del Papa e del Presidente della Repubblica, è giunto il saluto del Segretario Generale dell'ONU, Ban Ki-moon. Il mondo di oggi è deturpato dai conflitti, dalle disuguaglianze e da divari crescenti, ma ovunque vado incontro anche persone che favoriscono la comprensione, la riconciliazione e la speranza. È proprio questo ciò che vi porta a Rimini ed è questo che porterà i leader mondiali, tra cui Sua Santità Papa Francesco, a New York il mese prossimo. Next month. Protagonisti degli incontri inaugurali, rappresentanti delle tre grandi religioni monoteiste, per ribadire che le religioni non sono un problema, ma parte della soluzione di conflitti e diseguaglianze. L'importanza di promuovere il dialogo interreligioso in un mondo che è sempre più all'insegna della globalizzazione, della violenza e delle radicalizzazioni. È importante promuovere questo dialogo per scongiurare questi flagelli dilaganti. Tolleranza è un termine che implica quasi in modo surrettizio l'idea di accettazione ma non di condivisione dell'idea di qualcun altro. Invece bisogna fare un passo avanti e pensare invece alla necessità dell'esistenza dell'altro come condizione essenziale per la mia stessa esistenza. Cristiani, ebrei e musulmani, spiega il Cardinal Toran, devono affrontare tre sfide nel dialogo interreligioso: quella dell'identità, quella dell'alterità e quella della sincerità delle intenzioni. Se noi, come tre religioni monoteistiche, consideriamo che siamo creature di Dio, vuol dire che siamo una famiglia. In una famiglia non si tollera il fratello o la sorella, ma se lo ama. E noi dobbiamo passare dalla tolleranza all'amore. E vi ricordo che da stasera al 26 agosto, tutte le sere intorno alle 23, TV 2000 seguirà il meeting di Rimini con il nostro Luciano Piscaglia e una serie di ospiti che davvero ci offriranno un racconto delle giornate e dei contenuti di questo importante appuntamento. Adesso andiamo a Lourdes, riportare la città alla sua originaria vocazione spirituale, ridimensionando l'aspetto turistico commerciale sviluppatosi negli ultimi anni fuori dall'area del santuario mariano. È quanto si propone il sindaco di Lourdes, Josette Bourdeux, eletta lo scorso anno nelle fila del Partito Radical Socialista, che invita tutti a ritornare alla tradizione con l'obiettivo di offrire ai pellegrini e ai malati una Lourdes più fedele alla sua storia. Sentiamo Francesco Durante. Statue e quadretti che raffigurano la Madonna e Bernadette, candele e lumini, souvenir, rosari e oggetti di devozione, bottigliette e taniche per portare a casa l'acqua della fonte di Massabiel. Appena fuori dall'area sacra del santuario mariano alle falde dei Pirenei è tutto un pullulare di esercizi commerciali, bancarelle, negozi di vario genere, tipiche brasserie, caffè, alberghi, ristoranti e tavole calde per accogliere e rifocillare gli oltre 2 milioni di pellegrini che ogni anno affollano il luogo di devozione mariana a loro tanto caro. Una proliferazione aumentata vistosamente nel corso degli anni, tanto da stravolgere la fisionomia della cittadina, ma ora il sindaco di Lourdes, Josette Bourdeux, eletta lo scorso anno tra le fila del Partito Radical Socialista, ha deciso un'inversione di tendenza per far tornare la spiritualità al centro della città. I pellegrini vengono qui spinti dalla fede per ritrovare la propria anima e Lourdes, ha dichiarato Bourdeux, ha bisogno di recuperare il senso della sua storia. Per raggiungere l'obiettivo, nei giorni scorsi la giunta comunale da lei guidata ha approvato un'ordinanza con cui vengono stabilite norme più restrittive sull'occupazione del suolo pubblico. Dovranno lasciare uno spazio di almeno 1,40 m dal loro esercizio per consentire in modo agevole il passaggio ai malati e ai loro accompagnatori che spingono carrozzine e risciò. Per i trasgressori è prevista una multa di 1.500 euro. Non sono mancate critiche al provvedimento del sindaco, che ha scatenato le proteste dei commercianti preoccupati di un calo nell'afflusso della loro clientela. Ma il sindaco motiva energicamente la sua decisione. Il materialismo non può imporsi su tutto, ha affermato. Bisogna che Lourdes ritrovi la spiritualità, il suo DNA al servizio delle persone ammalate e disabili.
L'obiettivo è quello di trasformare la città mariana in un polo europeo del pellegrinaggio, un'iniziativa che si pone in perfetta linea con quelle programmate dal santuario in vista dell'imminente giubileo della Misericordia. L'informazione torna domani con la nostra rassegna stampa e poi TG 2000 alle 12 e il nostro appuntamento alle 18.30. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di TV 2000.